È stato un incontro dal nostro punto di vista positivo, abbiamo riconfermato al Presidente Draghi il ringraziamento per la sua disponibilità data al Presidente della Repubblica e in questo caso anche al Parlamento a mettersi, ascoltare il Parlamento e a mettersi al servizio del Paese. Abbiamo parlato di contenuti, dal Recovery Fund al piano vaccini, alla cultura, alla scuola, al tema della burocrazia, delle riforme costituzionali. Aspetteremo poi un secondo giro in cui il presidente incaricato farà una sintesi, ci proporrà e lavoreremo ovviamente all'interno, tutti noi all'interno della coalizione di centro-est, come abbiamo detto, perché si possa dare poi una risposta il più possibile unitaria al professor Draghi. Fare in fretta con i vaccini perché le persone muoiono e riempiono le corsie degli ospedali, questa è la priorità assoluta, insieme alla capacità di spesa del Paese per utilizzare al meglio i fondi europei e poi cominciare ovviamente a vedere un orizzonte di riapertura e di ripresa di questo Paese che ha bisogno di speranza oltre che evidentemente di cure mediche. Questo è nella sostanza quello che abbiamo chiesto al Presidente Draghi, ribadendo che guardiamo con grande attenzione e disponibilità ovviamente il suo sforzo di creare un governo, nella speranza che sia un governo realmente di tutte le migliori forze di questo Parlamento e non solo di questo Parlamento, anche del Paese, con le migliori capacità politiche e tecniche che si fondano in uno sforzo di generosità. E ovviamente poi aspettiamo di conoscere quali saranno le sue determinazioni per l'esattezza del programma politico. Nell'auspicio, ripeto, che non vi siano veti, che non vi siano esclusioni, che non vi sia una riproposizione di formule già viste, ma che ci sia qualcosa di realmente buono e di realmente nuovo. Grazie. Io posso dire solo una cosa per quello che vi riguarda. Che ha fatto un discorso di grande seduzione per quello che riguarda la cultura, io gli ho chiesto di riaprire in maniera decisiva cinema, teatri e musei, senza la ridicola misura del sabato e della domenica che serve solo dire non venite. Mi pare che abbia convenuto, mi pare un gesto, quando tu stabilisci il numero di persone che possono entrare, consente che la cultura riprenda fiato e non sia una specie di concessione che era la cosa più terribile del governo Conte. Un uomo che ragiona e pensa al lavoro, e pensa alla repressione, che bisogna togliere le persone, e tra uno dei modi per togliere la repressione è consentire che ci sia la libertà di accedere ai luoghi della cultura. Quindi il sabato e la domenica credo che potremmo, al di là di quale sarà questo governo, ritenerlo una misura su cui il Presidente Conte è assolutamente convinto. Grazie.